Natale alle porte, anzi è vicinissimo, si respira già l'aria di festa all'interno della città e da questo bellissimo albero di Natale partiamo alla scoperta dei mercatini natalizi. La prima tappa del nostro tour comprende il villaggio di Natale francese in piazza Minghetti. In questo mercatino potremmo gustare le prelibatezze enogastronomiche d'Oltralpe e fare tanti regali originali. Prosegue il nostro tour con la mostra dei presepi all'interno di San Giovanni in Monte e siamo con Simonetta Tedeschi dell'Associazione Amici del Presepio. Come nasce questa idea di questa mostra? Questa mostra nasce proprio per presentare i nostri presepi al pubblico e questo è il 25esimo anno che questa manifestazione si propone ogni anno. Ci racconti un po' dei lavori che sono esposti qui? I lavori che sono esposti, c'è una piccola presentazione appunto di un presepe nato proprio dall'associazione Amici del Presepe che si può vedere un poco più su e quello ci dimostra come nasce, com'è la base di un presepe. Dopodiché vengono finiti con i vari materiali che uno può scegliere, comunque sono sempre scelte della persona che ama fare il proprio presepe. Il nostro presidente della sede di Bologna è Paolo Tosi, il quale è una persona eccezionale e ama insegnare a fare i presepi. Quindi chi vuole, chi è interessato a partecipare a queste lezioni, molto interessanti, lui sarebbe molto felice di questo. In modo che ci dà poi la possibilità di presentare questi presepi tutti gli anni ai nostri bolognesi che vengono a visitarci. Terminiamo il nostro tour con il mercatino sotto il portico dei Servi, come tradizione tanti oggetti carini e innovativi. Non precludetevi l'opportunità di venire a fare una passeggiata e trovare delle idee regalo per i vostri cari.